grandi città d'arte non ripartono. L'assenza dei turisti stranieri sta mettendo in ginocchio l'economia delle città d'arte italiane. A lanciare l'allarme è Confesercenti. Roma, Venezia, Firenze, Torino e Milano, che insieme valgono oltre un terzo del turismo italiano, si apprestano a perdere nel 2020 quasi 34 milioni di presenze turistiche dall'estero, con conseguenze importanti per tutta l'economia cittadina, soprattutto per le imprese dei centri storici. Lo stop dei visitatori causerà una perdita di 7 miliardi di euro di spese turistiche complessive, di cui 4,9 miliardi a carico del settore alloggio, della ristorazione e delle attività commerciali e dei servizi. Nelle città d'arte è chiuso il 67,3% delle strutture. È quanto emerge dal monitoraggio di Confindustria Alberghi, che dall'inizio di giugno fotografa di settimana in settimana l'andamento del settore turismo. All'appello non mancano neanche le destinazioni balneari, dove il 17,3% degli alberghi non ha potuto riaprire per la stagione 2020, e quelle termali, con il 6% delle realtà ancora ferme. La debolezza della domanda, sia in termini di numero di clienti, ma anche di durata dei soggiorni, un fenomeno che colpisce sempre di più anche le destinazioni balneari, si conferma particolarmente critico per il settore. La regione Piemonte sostiene il settore turistico colpito dall'emergenza coronavirus con una serie di misure, tra cui l'attivazione di voucher vacanze. Ne abbiamo parlato con l'assessore Vittoria Poggio. La regione Piemonte è convinta che la crescita in termini di PIL dei nostri territori piemontesi, fatti di montagne, pianure, eccellenze enogastronomiche, eccellenze culturali, doveva avere assolutamente un sostegno da parte della regione Piemonte, per cui abbiamo attivato voucher vacanze che prevede di offrire al turista tre notti, una viene pagata dalla regione, un'altra dall'albergatore, quindi una sarà solo a carico del fruitore. Quindi questa è stata una misura ben accolta da tutti i territori. In questo momento abbiamo delle adesioni a questi pacchetti voucher vacanze di addirittura quasi 5.000, diciamo, acquisti, no? Noi ci auguriamo che continuino a salire, perché quella è la risposta che i nostri territori piemontesi si aspettano. Abbiamo anche attivato attraverso l'osservatorio turistico di Visit Piemonte, che è la nostra società in house, un'analisi che soprattutto grazie a una piattaforma che utilizza strumenti tecnologici nuovi ma anche metodi più innovativi, delle risposte proprio con la cosiddetta, appunto, piattaforma Rosmille, che ci dà una mappatura migliore, più efficace su quella che è l'offerta ma anche la domanda del turismo. Chi non conosce Monte Carlo, pochi invece sanno dov'è Capdai, a 2 chilometri dal Principato. Sul Sentier du Littoral nel tempo ci si poteva imbattere in personaggi straordinari, oltre che in pescatori e velisti. Vicino a Capo Rognoso, infatti, si poteva incontrare il primo ministro inglese Winston Churchill, che svernava a Villa Capponcina. A Villa The Rock arrivava qualche volta la divina Greta Garbo, stella del cinema. Fra ville e villone, all'inizio del 1900 c'erano i fratelli Auguste e Louis Lumière, gli inventori del cinematografo. Oggi c'è Villa Chamballat, abitata sino al 2017 da Lilian Bettencourt, padrona del L'Oréal, la donna più ricca del mondo, ora morta come tutti. A Capdai c'è anche la plage de la Mala, frequentata dal jet set internazionale, un posto irraggiungibile, quasi 200 gradini che tengono lontani i deboli di cuore e di gambe. Le meravigliose residenze con i loro cani di plastica e i vecchi hotel Belle Époque come l'Eden sono stati trasformati in appartamenti per ricchi russi.
petrolieri e finanzieri che poi scendono a nuotare come gli altri, alleggeriti delle loro ricchezze in un mare uguale per tutti.